Siamo qui con Maione in questo finale di primo tempo, terza giornata Super 8. Maione dell'AC Picchia che perde 2-0 contro il Lello Ocarognon. Maione, questo primo tempo com'è andato? Questo primo tempo va che non ci conosciamo, questa è la mia prima partita, sono anche fatto male. Quindi diciamo ci sta a perdere contro di loro, non so se sono i favoriti, però dobbiamo fare meglio, dobbiamo muovere più in attacco e cercare di concretizzare un po' di più. Va bene, in bocca al lupo, Maione. Prego. Cacciavuoti, siamo qui con Cacciavuoti, il numero 9, la punta, il carica dell'Ello Ocarognon, autore del primo gol, secondo De Rosa. Buona la vostra prestazione, sia la tua individuale che quella di squadra. Cosa manca in questo secondo tempo per raggiungere Dobbiamo essere un questi po' cinici. È una buona partita, la squadra avversaria sta tenendo bene, però dovremmo essere più convinti sotto porta. Va bene, Cacciavuoti, in bocca al lupo. Crepi? A dopo. Siamo qui con i migliori in campo nel post partita, la partita tra AC Picchia e Lello Carognon. Inquadriamo un perplesso Lello proprio lì. Ragazzi, siamo qui con Cacciavuoti, migliore del Lello Carognon e migliore dei suoi Eugenio Paladino. Paladino, una goleada, 7 gol. Avevate detto bene il primo tempo, poi si è Lo so, sarà dura, ma è la prima partita che giochiamo proprio insieme, quindi speriamo che possa andare meglio le prossime. Le vostre impressioni su questo torneo, sulla vostra, sulle vostre prestazioni, a cosa volete puntare? Dobbiamo puntare almeno al secondo posto, visto che è nelle nostre corde. Va bene, allora puoi dedicare questa tua prestazione a qualcuno. Alla mia ragazza. Va bene, un bacione, un saluto. Sono qui con Cacciavuoti, autore di 3 gol. Vorrei Solo fare una... tre? Sì, solo 3. Vorrei fare un appunto, giocate molto bene, vi conoscete, però manca un po' di quantità, secondo me, a centrocampo, però una gran bella squadra. Siamo un'ottima squadra considerando il livello, insomma, il livello è stabile, anche la squadra avversaria stasera ha fatto una buona gara. Siamo usciti fuori nel secondo tempo, o per meriti o per demeriti della squadra avversaria. Come Avanti così. faceva lanciare molto bene il pallone, era molto, forse un po' di egoismo in alcune occasioni da parte vostra, come hai detto tu a fine primo tempo, un po' più di vicinismo sarebbe andata Sì, meglio. infatti, secondo me avremmo fatto qualche gol in più il primo tempo. Che finì comunque 3-0, ricordiamolo. Però ha rispecchiato il modo che abbiamo giocato, insomma, una squadra compatta, una buona squadra. Vuoi dedicare questa tua prestazione, questo tuo MVP a qualcuno? A Lello Carognone. Va bene, un saluto da Simone, Cacciavuoti, Grazie, Bello, grazie. SK, Abbiamo Emanuele. finito questa Ciao, partita, ho ciao. perso il culo. 7-0. 7-0.